Centro Orafo Pistoiese presenta Notte di Gioie. Allora, Gemelli, visto che siete stati nominati più volte, io direi... Vince! Vi posso usare... Ora io non vorrei dire questa frase... Signorina, senta, prima di usarci, si può dire una cosa a noi? Volevo dire una cosa che vi riguardava, però... Allora, lo dica. No, io vorrei dire una cosa seria su di voi, visto che qualcuno l'ha detto prima... La provi. Lo posso dire che siete stati applauditi, avete riscosso un grande successo a Italia's Got Talent su Canale 5. Oh, e allora diciamolo. Possiamo dire con, con la Belen incinta, era incinta brava. Belen, giusto? Signorina, vi posso dire una cosa? Sì. No, difatti, tra l'altro, noi si è fatto questa esperienza su Canale 5, sì. Ma la gente quando siamo tornati a casa non è che ci ha detto oh bravi, la domanda più frequente era ma la Belen come l'è? Ora, io alla mia moglie gli ho detto la faceva cacare, però... Certo. Però... Ha detto una cazzata. Però è buona davvero, eh. Ma era incinta, E no? Poi la seconda domanda, quando eravamo lì, era... Ma è vero che è incinta? Allora io e lui si guardava e si diceva... Ora sì. Cioè, vabbè... Perché siamo stati noi, signorini. Allora, lei è incinta? No. Può diventare? Ma no! Beh, 5 minuti, eh? Ma no, grazie. La diventa incinta. Come se avessi accettato. Allora, grazie. Senta, ti volevo raccontare una cosa. Sì. Noi abbiamo fatto questa nostra esperienza con questi pezzi comici a bestia. Certo, proprio. Perché... sì, no, scusami. No. Io volevo sapere... Va bene, vai, scusa. Aspetti un attimo. La si calmi, signorina. Vede no, ma non posso star calma con voi qua. Ma lo vede lei in calore? Eccoci. La Lodia, sono in calore. Allora, insomma... Gli autori di Italia's Got Talent ci hanno chiesto, ragazzi, voi da Toscani ce l'avete un pezzo sulla Belen? Questo io ho detto no, ma se la Belen vuole un pezzo gli si dà. Vabbè, però... ti pareva. Insomma, sì. Ce l'avete un pezzo sulla Belen? Perché la seconda puntata non si sapeva ancora cosa si doveva fare. Io c'avevo la chitarrina e si faceva, sai, quelle canzoni tipo... Le ragazze di Pistoia... Una la guarda e quell'altra la... Aspetta, allora, siccome non si sapeva cosa fare, mi è venuto in mente della farfallina di Belen, no? Allora voi immaginatevi, ragazzi... Ragazzi, ce l'ha davvero. Storia vera, vada, ci tengo veramente a raccontarvela. Gliel'ho schiacciata io. No, io e Emiliano davanti a 4 autori così, che ci guardavano in cagnesco, e io gli faccio. Emiliano, mi raccomando, sì, Emiliano fa così, eh? Fa così. Non ho capito una sega. No, dai! Deve fare così al fine, vai. Vabbè, sì. Guardi, signorina. Lei, però la se lo deve immaginare, eh? Sì, immaginatelo! E vai, però fallo! Chitarra e quattro autori davanti. Milanesi e facevano, guarda cazzo. Fiera, senti vabbè. Bello, eh? Le ragazze dell'Argentina l'hanno tutte la farfallina, ma gli arriva il camaleonte e per mangiarla fa così. Oh! No. A che punto, signorina? Gli autori ci hanno detto... No. Ma voi siete imbecilli. Però... Ma davvero? Toglietemi una curiosità prima di andare avanti con lo sapete ce l'ha anche la Magnanensi? Ma la volete smettere? No, la volete vedere? Non è la farfallina. Lei non c'ha la farfallina, lei c'ha il simbolo di Pistoia, c'ha l'orso. No, ma l'orso? L'orso è tutto col pelo. La giostra dell'orso? Sì, c'ha ogni cosa, cavalli, lance, spade. Allora, signori, mettetevi in fila per la giostra dell'orso. Basta! Dai! Dimmi una cosa. Allora funziona così, la Magnanensi sta qui, si parte di corsa, allora, di fondo. No, l'ultima. Prendeteli dal palco. No, l'ultima. L'ultima cazzata. Allora, ragazzi, avete sentito parlare di estrazione? Guardi, signorina, faccio questa cosa qui, perché è giusto la faccia io. Allora, voi non lo sapete, non lo dovete neanche guardare, perché se no venite eliminati. Allora, l'estrazione viene fatta perché voi sotto la sedia avete un numero... Va bene? E questa estrazione viene fatta. Non guardare, lo vedi? Guardano subito. Ma c'è. Allora, va bene, facciamo però guardare. Solo una persona può guardare. Allora, guardi, signorina, scusi, si può provare ad alzare? Ci dica il numero. Si alzi. Scusate, Ci dica il numero? Ecco. Sì, il numero non l'ha visto, ma non gli si è visto il culo. Grazie, perfetto, signorina. Vabbè, grazie ai gemelli, grazie. Siamo andatevene. No, andatevene. Però dopo, ma che fai dopo? Pezzo, ma avete pezzo. Esaurito tutta la mia pazienza. Dopo ci fai pezzo. Ma non lo voglio vedere, andatevene. Va bene, allora, posso riprendere fiato? Tutto è pronto. Allora, facciamo lo spettacolo, quello serio. Signore e signori, il Mago Leo.
signori, il mago Leo. Grazie, grazie anche ai ballerini, gli assistenti, grazie a tutti. Il mago Leo che vedremo più tardi, non si allontani che dobbiamo parlare di un bel progetto che lo riguarda. E purtroppo non sono riuscita nel mio intento e quindi sono costretta a chiamarle di nuovo sul palco. Ragazzi, ci siamo parlati, quindi... Si fa questa cosa, ecco, niente parolacce, niente doppi sensi, una cosa di teatro seria, un pezzo serio dei gemelli siamesi. Finalmente, grazie, ora ci siamo. Io adesso proprio me ne vado, proprio ma velocissimamente. Ciao, guarda, Serena. Ciao. Allora, signori, noi ora vi si insegna ad andare in barca a vela, però siccome ci siamo scordati il CD a casa, vi si chiede anche noi di fare una piccola base, proprio 3 secondi. Praticamente fa così. Duru, 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 duru. 1, 2, 3, vai! Aspetta, no, ma no così. Cioè, allora. Duru, 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 ma duru, parecchio duru. Allora, dai, se voi ce lo fate, si comincia e si va via. Andiamo, andiamo. 1, 2, 3. Ma duru, parecchio duru. E la non è abituata la signorina, via. Via, le uguale. Va bene, le uguale, vai. Pronti? Vai! Cazza Emiliano, cazza! Cazza Emiliano! Sto cazzando! Cazza le vele, dai, cazza! Io più cazzare di così un po'! Dai, ci sa 40 anni, sono le ultime cazzate! Zitto, zitto, sto cazzando! Cazza, cazza di reggimi, più! Reggimi, lo cazzo pure. E che devo fare? No! C'ho un Dio! Dimmi da che parte! No! Che se sei Mi sei rotto il cazzo! No! vedrà! Dai, cazza, cazza! Dimmi da che parte tira il vento! Di là! Dai, dimmi da che parte tira! Di là! Infilati un dito e dimmi da che parte arriva il vento! Infilatelo se... Tira di là, fidati, tira di là! Vai, allora, ascolta, infilati un dito in bocca e dimmi da che parte tira il vento! No, senza inventate, tira di là! Non è cazzaglio questo! Dai, ce l'hai il dito in bocca? Sì! Ce l'hai il dito in bocca? Sì! Allora dai, tiralo fuori, mettilo ritto, dimmi da che parte tira! Tiralo fuori, mettilo ritto! L'avevo detto io, devo tirare fuori! Tiralo fuori, mettilo ritto! Dimmi qualcosa di maiale! Ma cosa di maiale? Se non si rizza, non si rizza! Il dito ritto! Il dito ritto, e cazzo! No! Che devo fare? Il dito ritto, il vento mi devi dire da che parte arriva! Di là! Non mi stare, osti! Mettiti in mezzo, prendi la cima in fondo! Mettiti in mezzo, prendi la cima in fondo! Dove mi metti? In mezzo, e prendi la cima in fondo! Io volevo giocare a tennis, non mi riesco, io cazzo! Barca bella, cazza! Sto cazzando! Ma coi cazzatore lì, cazza! Coi cazzo! Devi alzare, non mi stare lì! Non mi devi stare lì! Indovò! Mettiti a poppa, ti devi mettere a poppa! A poppa! Ti vuoi mettere a poppa? Dove vai? Taxi! E che fa? Sono a poppa! Sono a poppa! Sei a poppa? A poppina, aspetta! Squippo, che sono qui, sono a poppissima! C'è posto anche per te, vieni, ci vuole 2 giorni! Ascolta, senti! Qual è il lavoro? Bella. Senti, io non ti vedo! Sei a poppa? Io sono a poppa! Aspetta, ora devi strambare, stramba! Signorina, stramba. Bisogna dare una strambatina, me l'ha detto così. Io ne do secche! Senti. Stai zitta e fatti strambare. Emiliano! Mentre io strambo, te cazza! Io cazzo! Allora ascolta, si fa una cosa. Allora, io esco un attimo dal personaggio. Aspetta, io c'entro! No! Dammi tempo di fare le cose, signorina. Senti, gli voglio raccontare. No, siccome ci hanno tagliato un pezzo... No, a me no. A Canale 5 ci hanno tagliato un pezzo e noi non si sa perché. Allora noi vi si racconta qui invece la versione integrale. Sì. Almeno ci aiutate voi a capire. Va bene, che devo... Il pezzo era così, doveva essere così. Torni sulla nave. C'ho paura, è buio. Schettino, torni sulla nave. Ma fammi strambare. Torni sulla nave, c'è una biscagina, venga. Ah, allora se c'è una biscadagina vengo. Oh, ecco. Emiliano! Oh, aspetta, dammi il tempo, maledetta la miseria, c'ho 40 anni. Oh, ma lo sai che ha detto Schettino alla sua moglie? No! Gli ha detto, amore, butta le paste, lo scoglio, lo porto io!
No, ce l'ho anch'io. Aspetta. Lo sai che gli ha detto la Moldava a Schettino? Chi è? La Moldava in plancia. Cosa gli ha detto? Accanto allo scoglio. È vero. E lui gli ha detto, ci si passa, e lei... Oia, ecco, e noi non si capisce perché non ce l'hanno fatto dire a Canale 5. E poi a Canale 5 a bocca piena non c'è nessuno. Allora, va bene, insomma, questo ce l'hanno tagliato. Io cazzo. Allora, forza, cazzo, devi cazzare. Oddio, che si fa? C'ho paura, fermiamoci. Sì, ancora. C'ho paura, fermiamoci. Sì, ancora. C'ho paura, fermiamoci. Sì, ancora. C'ho paura, fermiamoci. Ascolta. C'ho tanta paura. Ma come parli? Hai cominciato te a sbagliare gli accenti. Imbecille, io ancora. C'ho paura, fermiamoci. Cioè, cosa si fa? Cosa si fa? Torniamo indietro. Vai, Timone. Che c'è? Timone! Timone non c'è, non è potuto venire. Poi lo Timone, in dove sarà? Oh, guarda dov'è, tu la piace, da chi? Da dove andava? Ma no, Timone, vengo anch'io! No, dai! Cazza, Timone! Oh, eh? Un tu cazzo, devi cazzare! Ora, ora monta la pistoletta, ti sono no, no! No, anzi, sta tranquillo, stai calmo! Ma non lo vedi, guarda che ora il mare si è calmato! Lo vedi, va a calmare? Guarda, va a calmare! Le vedo! Cosa? Le vacche al mare. Due o tre ce n'è. Vacca al mare. Anche quattro o cinque ce n'è. Vacca al mare. Le vacche al mare. Senti, ascolta, ora effetto scenico, va bene, dei gemelli siamesi. In mare in diretta. La Serena la fa la vita, non si fa in mare in diretta. Allora, guarda, Guarda che cazzata è questa, eh. Guarda. No, signori, sinceramente, sinceramente, vi sembra da costi in mare? Ma che imbecille, l'ho messo alla rovescia. Ora sì, Guarda, guarda, c'ho il mare in mano. Legalo. C'ho il mare in mano. Legalo. Ma... Cosa lega? La bestiaccia la morde. Il mare in mano è tremendo, fida da dietro, Tienilo lì. Ascolta, ora mi ci butto, va bene? Buttati di culo. Mi ci butto. Gli scogli a punta. Sì, mi ci butto, tranquilla. Uno, signoria, due, tre, quattro. Sì. Maremma, mi è imbecille. Ma sembra davvero? Aspetta, c'ho un'idea. Raulino. Oh, che c'è? Gli schizzi di mare. No, ti ho detto che è calmo. Guarda, Emiliano, buttati i cetrioli di mare. No, io mi butto dopo quando c'è le passere. Oddio. No! Guarda, c'è un pesce cieco. Oh, che pesce è? Il pesce sega. Emiliano! Oh! Vieni, guarda! Si tocca il fondo! Gli a 5 minuti si è toccato! Grazie, arrivederci! Gemelli, aspetta! Fermili! Ferma! Che c'è? Fermili. No, Boni! Che c'è? Che lo so, lasciamo andare via! No, siccome c'è l'ospite ora importante... Dopo c'è un ospite internazionale! Bisognerebbe accoglierlo tutti se per favore... No, questo senza spese! Internazionale a bestia, Se vi potete mettere tutti in piedi un attimo! Un attimo solo in piedi, poi tornate giù! Per favore, un ospite internazionale, Vai! In piedi, Tutti, ragazzi! Luscia sulla... Vai, Emiliano, vai! Tutti in piedi! Vai! Tutti in piedi! Ecco fatto. Oh, vai, domani... Domani si scrive, ci hanno fatto la standing ovation. Grazie! Vedetevi pure, guardate qua. I gemelli siamesi. Ragazzi, no, volevo dire, oltre che Italia's Got Talent, ci tengo a dirlo, visto che siete stati nel piano sotto al mio, a gratis, su Rai 2. Non ci pagano mai a noi. Con Chiara Frangini e, insomma, vi abbiamo visto. Canino. E Fabio Canino, vi abbiamo visto. E quindi, anche Dado era... Varie... Però possiamo dire, ora, posso chiedere una cosa? Sì, lui chiedo. Lui. Sì. Emiliano, vieni qua. Lui va dietro alle donne. Ma ascolta, cioè, diciamo la verità, tu non fai questo di mestiere, diciamocelo. No, io i mestieri, io ce l'ho i mestieri. Ce l'hai? C'hai un mestiere. Allora dillo, vai, che ora fai? Ce lo dice, Io ora fo. Ora ce lo dice, Ora fa, ora fa. Ora fo. Ora ce lo dice, ora fa. No, ora ce lo dice, ora fo. Ora fa, ce lo dice, diccelo, ora fo. L'ora fo. Ora fo, l'ora fo. L'ora fo con l'oro? No, io fo l'orafo da solo perché questo è un Va bene. Grazie ai gemelli siamesi. Ciao ragazzi, bella bestia. Ciao Gabrielino, rock and roll. Oh, lassù c'avete un pistoiese che è piccolino, c'ha 7 anni, ma sarà uno dei protagonisti del prossimo film Leonardo Pieraccioni. Ciao Gabriele, guarda bello. Eccolo là. Ciao Gabrielino.
Ciao a tutti. Grazie ragazzi. Ciao Serena. Ciao. Allora io invece chiamerei sul palco, è pronto lo staff del centro Orafo al completo? E allora dai, capitanati da Andrea e Leandro, però vorrei su tutti i ragazzi e le ragazze, tutta la squadra al completo del centro Orafo, accompagnata dal vostro grande applauso, perché per il secondo anno, ci eravamo visti non lo scorso anno ma 2 anni fa, il centro Orafo ha voluto regalare una festa non solo ai clienti, anche ai clienti futuri o comunque insomma a tutti i pistoiesi. Quindi io credo, non so Andrea, credo che i momenti di crisi, dove tanto si parla di crisi, è un momento non facile per tutto il nostro paese, regalare una serata di festa sia davvero un bel gesto. Quindi grazie, te lo dico da cittadina prima di tutto. Grazie, grazie. Innanzitutto grazie a tutti quanti. A tutti quanti loro che sono venuti qua in piazza, ce l'abbiamo fatta. Era stato detto 2 anni fa, ma perché non lo rifate? Abbiamo festeggiato il 25esimo anniversario nel 2011 e poi la cosa era venuta talmente bene che abbiamo detto perché non ci riproviamo? Ci siamo presi un anno sabbatico per pensare bene e poi siamo tornati. Che dire, hai detto bene, momento di crisi, noi cerchiamo di regalare 2 sorrisi. Credo che sia una cosa semplice ma che fa sempre bene. Vogliamo, Andrea, presentare tutto lo staff, perché io vi ho preso anche in giro, ma insomma, Leandro, Andrea, però siete la punta dell'iceberg. No, io diciamo sono il portavoce, no? Che lavora. Gli altri hanno avuto tutti un calo di voce in questi giorni e quindi sono l'unico che è rimasto con la voce. Possiamo fare velocemente un giro di velocemente. Nomi, dai, è la vostra serata. Ora, tanti nostri clienti magari non li riconosceranno giustamente perché alcuni di loro non li hanno mai visti, però qui si parla dell'azienda un po' in generale, dal Banco Metalli all'amministrazione, insomma, c'è una serie di cose anche dietro che magari quelli che lavorano un po' dietro, che non si vedono al banco. Allora, Katie, Francesco, Giovanni, Cristina, Doris, Martina, Anna Maria, Serena. E poi abbiamo la Sonia, Anna, Roberto. Un applauso al nostro grande Roberto. Andrea, Veronica, la Lorella, Stefano, la Nada, Elena, Marta, Gianluca, abbiamo anche Gianluca che l'altra volta non c'era, non era potuto venire, Manuel, Emanuele, poi abbiamo Marino, un altro pilastro del negozio, e Leandro. Scusate, è arrivata adesso Silvia, sì. Sempre l'ultima, ragazzi, sempre l'ultima. Devo anche fare un saluto a 2 che purtroppo non ci sono, non sono potute venire, che sono Cristina ed Elena, ok? Ti facciamo un saluto noi da qua. Quindi grazie. Guadagna il centro, Andrea, perché allora io ho nominato all'inizio, diciamo, lo sponsor principale, Centro Orafo, insieme ad alcuni partner, però so che tu vuoi ringraziare, a parte il comune, anche la provincia di Pistoia, che qua è rappresentata dall'assessore, che in questo momento è sempre molto imbarazzante per me, comunque l'assessore Magnanensi in prima fila. Perché è imbarazzante per te? Così, perché il cognome è difficile, tutto qua. Ce la fai? Se lo sapevi dove ho detto, siccome palco, non ti potevi questa è una cosa molto molto preziosa, ho detto la nascondo per bene, nascosta bene. Ok. No, davvero, a parte gli scherzi, ho dovuto anche fare un po' di appunti, perché chiaramente... Oddio, basterebbe anche girarsi prima quando c'era il nostro cartellone. Questa festa chiaramente è stata sì organizzata da noi, voluta da noi, però c'è da fare dei ringraziamenti a dei marchi, a degli sponsor che chiaramente ci hanno dato una grossa mano affinché questo evento potesse essere realizzato. Allora, i primi ringraziamenti vanno a dei partner nostri commerciali molto importanti come Chimento, Morellato, Philip Watch, Sector, Eva D e anche ai nostri amici di Conad, il Superstore, sento anche qualche fan di Conad Superstore di Viale Adua. Bene, questi amici veramente ci hanno dato una mano alla realizzazione di questa bella serata, però non solo loro, certo, grazie anche alle realtà pistoiesi che ci hanno dato una mano nella comunicazione, perché è importante far capire e arrivare veramente in ogni dove. Oggi con il web si riesce veramente a contattare
anche magari più giovani, che magari non leggono i giornali, non guardano molto nemmeno alcuni tipi di comunicazione. Allora, intanto questi ringraziamenti, devo ringraziare innanzitutto Design 101, grafica. Dove sono i nostri amici di Design 101? Sono scappati? Non li vedo, eccoli là, grazie Sergio e Valentina. Poi devo ringraziare chiaramente Vega Star, che nella persona di Andrea Fantacci, che adesso è sparito perché è timido, Andrea, però volevo ringraziare tutta la Vega Star in generale. Poi blognotizie.it, che è il primo giornale online di Pistoia, accennato prima anche Graziano Salvadori. Volevo ringraziare anche ACI, Automobile Club Pistoia, il Giorgio Tesi Group, che poi dopo avremo anche la fortuna di ricitarli. Sì, anche okay? Perché tra l'altro sono sponsor ufficiali dei mondiali di ciclismo, come si vede dall'arte toppiaria con Infatti. Il ciclista, quindi a maggior ragione. Pistoia Oggi. Un ringraziamento anche alle foto di Riccardo, che è qua e che è in giro, che sta facendo le foto un po' a tutti. Molto Chic, Marketing e Comunicazione, Radio Pistoia Web e Casa Gala Montecatini Alto, nella persona di Simone Malucchi. Un saluto, un ringraziamento a tutte queste aziende, a tutte queste persone che ci hanno dato una grossa mano. E permettimi di aggiungere naturalmente TVL, che con un grande sforzo di mezzi, persone e tecnici sta riprendendo l'intera serata, che andrà in onda domenica alle 21.10 e lunedì alle 17.10. Esattamente. Grazie ancora. Allora, io ringrazio tutti, posso congedare... Allora, guarda, questo momento vostro lo dovete fare voi, quindi Leandro, non stare lì a fare l'uomo immagine dell'azienda, ma anche altro, perché così salutiamo e ringraziamo la parte femminile del Centro Orafo con questo omaggio floreale, mentre poi io vorrei che Andrea e Leandro rimanessero sul palco, perché hai nominato Giorgio Tesi Group, c'è una bella sorpresa che vi riguarda proprio da vicino. Vogliamo le signore? Un okay, piccolo sì. Omaggio floreale a tutte le nostre donne. E allora a questo punto siamo quasi al completo. La cosa più... Leandro, come mai c'hai questi tempi biblici tu? Beh, guarda, non ce lo dire a noi. Qual è il tuo problema? Non ce lo dire a noi, guarda. Oh, ma grazie, grazie. Ma sei sicura così bello per me? Grazie. Grazie, grazie al Centro Orafo. Allora, io ringrazio davvero tutte le persone che ci accolgono con tanta professionalità e sempre con un sorriso, grazie anche per la pazienza, e vedo qualcuna che mi conosce molto bene, quindi grazie a tutti, vi auguro buon proseguimento di serata, perché adesso ancora grazie. Il bello deve venire, e invece vorrei qua sul palco ancora Andrea e Leandro. Grazie a tutti, grazie ragazzi, buon lavoro anzi questa sera, buon divertimento. E grazie a tutti.